sorgente e misura della vita, è il proprio Dio che ci ha conosciuti e consacrati prima che io prendessimo forma. Più grande di tutti i nostri progetti e di tutti i nostri sacrifici c'è il tuo amore gratuito che precede e misura tutte le nostre scelte di vita. Più grande di tutti i nostri meriti c'è la gratuità del tuo amore che si effonde su di noi. Pensiamo e sfruggo della tua grazia, su tutto il nostro scandalizzarci, su tutta la nostra meschinità, su tutta la nostra violenza gelosa. Dio si ostina a ripetere che egli cammina con strade più grandi delle nostre. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Abbiamo il benvenuto agli scavi che stasera, di cui tra l'altro il reparto qui di San Silvestro è un distaccamento. L'augurio è che un giorno la Chiesa possa essere così piena, così tutti di noi, e ricordarci ma anche tutti di noi. E quindi, ecco, questa realtà che sta prendendo consistenza anche nella nostra parrocchia, questa realtà che deve crescere e su cui invochiamo e chiediamo la benedizione di Dio. State per fare la vostra promessa in un clima di gioia, in un clima di festa. E chiediamo proprio che questa festa stanno tutti organizzati a vaccinare tutti quanti per far sì che quest'estate in sola fila gente ci va, no? Per dire, no? Ma noi presenti, non so, su, che ne so, Capri, quelle cose là, non lo possiamo fare pure noi, su del G, cioè, o no? Certo. Potremmo fare pure noi una cosa del genere. Certo. Tu pensi che lo fanno? Boh. Ah, questo pure, questo quando è stato? Signore, che hai dato convivenza alle scritture, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, immagine dell'amore misericordioso del Padre, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, difensore dei deboli e dei poveri, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Insieme eleviamo a Dio un inno di gloria. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. E pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, apri vita a noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che nel profeta contro dai pagani è rifiutato in patria, manifesti il dramma dell'umanità che accetta o respinge la tua salvezza. Fa che nella tua Chiesa non venga meno il coraggio dell'annunzio missionario del Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Thank you.
chiamata per un compito ben preciso. Geremia sarà profeta delle nazioni. Dal libro del profeta Geremia. Nei giorni del re Giosia mi fu rivolta la parola del Signore. Prima di formarti nel grembo materno ti conoscevo. Prima che tu uscissi alla luce ti avevo consacrato. Ti ho stabilito profeta delle nazioni. Tu dunque, ciditi di pianti, alzati e di loro tutto ciò che ti ordinerò. Non spaventarti alla loro vista, altrimenti ti farò temere davanti a loro. Ed ecco, oggi io faccio di te come una fortezza, come un muro di bronzo contro tutto il paese, contro i re di Giuda e i suoi capi, contro i suoi sacerdoti e il popolo del paese. Ti muoveranno guerra, ma non ti vinceranno, perché io sono con te per salvarti. Parola di Dio. Salmo responsoriale. Dio ci chiama ad essere profeti, a recare a tutti la buona novella. Per questo diciamo, la mia bocca annuncerà la tua giustizia. La mia bocca annuncerà la tua giustizia. In te mi rifugio, Signore, che io non resti confuso in eterno. Liberami, difendimi per la tua giustizia, porgimi ascolto e salvami. La mia bocca annuncerà la tua giustizia. Sii per me rupe di difesa, baluardo inaccessibile, poiché tu sei mio rifugio e mia fortezza. Mio Dio, salvami dalle mani dell'empio. La mia bocca annuncerà la tua giustizia. Sei tu, Signore, la mia speranza, la mia fiducia fin dalla mia giovinezza. Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno. Dal seno di mia madre tu sei il mio sostegno. La mia bocca annuncerà la tua giustizia. Dirò le meraviglie del Signore. Ricorderò che tu solo sei giusto. Tu mi hai istruito, Dio, fin dalla giovinezza, e ancora oggi proclamo i tuoi prodigi. La mia bocca annuncerà la tua giustizia. Seconda lettura. Ecco una pagina delle più celebri e più luminose di tutto il Nuovo Testamento, il Cantico della Carità, che Paolo colloca al di sopra di tutti i doni di Dio. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, aspirate ai carismi più grandi, e io vi mostrerò una via migliore di tutte. Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sono come un bronzo che risuona o un cembalo che tintina. Se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e possedessi la pienezza della fede, così da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sono nulla. E se anche distribuissi tutte le mie sostanze, e dessi il mio corpo per non essere bruciato, ma non avessi la carità, niente mi giova. La carità è paziente, è benigna la carità, non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si ammira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto supporta. La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà e la scienza smarrà. La nostra conoscenza è imperfetta, è imperfetta la nostra profezia. Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà. Quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. E diventando uomo, ciò che era da bambino l'ho abbandonato. Ora vediamo come in uno specchio in maniera confusa. Ma allora vedremo faccia a faccia. Ora conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come anch'io sono conosciuto. Queste dunque le tre cose che rimangono, la fede, la speranza e la carità, ma di tutte più grande la carità. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia.
In quel tempo Gesù prese a dire nella sinagoga: oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete udita con i vostri orecchi. Tutti gli rendevano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: non è il figlio di Giuseppe. Ma egli rispose: di certo voi mi citerete il proverbio: medico cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafarna, fallo anche qui nella tua patria. Poi aggiunse: nessun profeta è ben accetto in patria. Vi dico anche, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese. Ma nessuna di esse fu mandata Elia se non a una vedova di Zarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu risanato se non Naam, il Siro. All'udire queste cose, tutti nella sinagoga furono pieni di sdegno. Si levarono, lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale la loro città era situata, per gettarlo giù dal precipizio. Ma egli, passante in mezzo a loro, se ne andò. Parola del Signore. Lode a te, Cristo. Ognuna delle letture che abbiamo ascoltato meriterebbe veramente un commento a sé, perché sono tutte importantissime. Le accenniamo brevemente. La prima lettura ci parla della vocazione di Geremia. Cosa possiamo prendere noi da questa vocazione, dato che noi non siamo chiamati come Geremia a profetizzare secondo quello che Dio gli ha affidato? Innanzitutto un insegnamento che è comune a tutti. Viene detto: prima di formarti nel grembo materno ti conosci. Queste parole sono vere per Geremia e per lui significava in modo particolare: io già pensavo a che cosa destinarmi. Però queste parole sono vere anche di ciascuno di noi, di ogni persona, perché Dio, prima ancora che noi nascessimo, ci ha già conosciuti da sempre e ci ha conosciuti con un disegno di amore. Dio non conosce l'uomo secondo dei dati esteriori. Neppure possiamo dire conosce l'uomo per quello che l'uomo si mette. Dio conosce l'uomo perché lo ama, perché lo ha, perché è lui che lo chiama all'esistenza, è lui che gli affida l'avventura della vita. Un'avventura, ecco, che possiamo passare alla seconda lettura. Ci viene indicato come Dio vorrebbe che fosse la nostra. San Paolo ci ha raccomandato di aspirare ai carismi più grandi, però dice: vi mostrerò una via migliore di tutti. A Corinto c'era una comunità cristiana fiorente. Tanti segni Dio aveva fatto a favore di questa comunità, perché veramente la loro fede fosse vera, si basasse non sull'atteggiamento degli uomini, ma sui segni stessi che Dio dava, perché ognuno veramente aderisse a quella predicazione del Vangelo
che San Paolo aveva annunziato e che ovviamente doveva costituire la comunità cristiana stessa. C'erano quindi tante manifestazioni del dono di Dio, tanti carismi, che ognuno poteva facilmente essere preso, essere ammirato da qualche cosa che lo poteva colpire in modo particolare. Ecco, c'era chi, senza aver studiato ovviamente, sapeva parlare diverse lingue, anche secondo il racconto degli Atti degli Apostoli, gli Apostoli parlavano e tutti intendevano nella loro lingua. Era una manifestazione particolare. Come mai questo modo di essere capito e di capire? C'era chi aveva la capacità di cogliere il significato di quello che veniva detto, anche implicitamente, anche misteriosamente. C'era anche chi operava miracoli. C'erano tante forme di vita, tanti carismi che miravano a costruire la vita cristiana. Quale di queste forme veniva messa al primo posto? Quale di queste voleva ognuna avere forse? Ecco la parola dell'Apostolo. Ci sono tanti vie, ebbene io vi dico la via migliore, una via migliore di me. Poi comincia a dire, prima ancora di parlare di questa via, che tutte le altre vie, in fin dei conti senza questo, non valgono niente. Dice, se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sono un bronzo che risuona o un cembalo che scintilla. Parla anche del dono della profezia, ma dice, se anche l'avessi e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, avessi la pienezza di vita, la pienezza di fede, ma se non ho la carità, sono ancora un duro. E dice anche, io potrei dare tutto per gli altri, ma se non ho la carità, ancora non mi giova niente. E poi ci dice quello che deve essere veramente la via del cristiano, la carità, una via verso la perfezione. Come ce ne parla San Paolo, comprendiamo che nessuno lo mette in pratica perfettamente, ma comprendiamo anche da quello che ci dice che ciascuno di noi si deve spostare per camminare su questa via. Ecco quello che ci dice San Paolo: la carità è paziente, è benigna la carità, non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. Quante volte il nostro atteggiamento è tentato all'opposto di questo. Noi siamo nati con il peccato originale e con il peccato originale è seminato dentro di noi quelli che si dicono i vizi capitali. E questi continuamente cercano di affiorare, anzi di dominare e determinare la nostra azione. Cercano di essere loro, la nostra vita. Come vedete, secondo l'insegnamento dell'Apostolo, e quindi secondo Dio, quello invece che gradito a Dio e verso cui il Signore ci chiama è la carità, che sa capire, che sa scusare, che sa perdonare, che sa sopportare, che non gode del male, che si sforza di piacere e di far piacere. La carità, poi ci viene detto, non avrà mai fine. La carità, nell'insegnamento della Sacra Scrittura, non è altro che Dio stesso. San Giovanni dice, Dio è carità. Dio è amore.
se le cose le facciamo con amore, hanno un significato. Se le cose le facciamo senza amore, ha un altro significato. Ecco, la vita ci viene presentata secondo questo impegno. Se Dio ci ha pensato, ci ha chiamati alla vita da sempre, e perché da sempre ci ha amato, e vuole che questo amore pervada anche la nostra esistenza, che sia questo amore a dirigere le nostre scelte, a dirigere i nostri rapporti con gli altri, che sia questo amore veramente a costruire la nostra vita, una vita che se si costruisce con la carità, ecco, finisce per assomigliare alla vita di Cristo. Gesù, l'abbiamo ascoltato nel Vangelo, era tornato a Napoli, nella sua città dove era stato allevato. Lui era nato a Betlemme, ma era stato allevato a Napoli, era considerato uno di Napoli. I suoi concittadini credevano di conoscere, dicevano il figlio di Giuseppe, però effettivamente non è che lo conoscessero davvero. Gesù è conosciuto veramente solo da Dio, è conosciuto veramente solo da quelli ai quali Dio lo vuole manifestare. Gesù è conosciuto solamente, solo da chi ama, perché dice lui, a chi mi ama mi manifesterò. Una conoscenza vera di Gesù richiede questo. D'altronde abbiamo ascoltato, secondo l'episodio del Vangelo, come è andato a finire. Gesù era entrato nella sinagoga, aveva preso il libro del profeta Isaia, aveva letto: lo Spirito del Signore è su di me, per questo mi ha mandato, per annunziare la buona novella ai popoli, predicare un anno di grazia, di perdono del Signore. Un programma di regno bellissimo, attuale, urgente, di cui ognuno ha bisogno. Davanti a questo programma, dato l'interesse degli altri, lui aveva detto: oggi per voi si è compiuta questa scrittura. Cioè, questo personaggio sono io, questo personaggio di cui si parla, questo personaggio mandato da Dio per essere motivo di salvezza per tutti. Oggi il Vangelo ci fa sentire la reazione fatta dai suoi concittadini. Alcuni, ecco, gli rendevano testimonianza, erano meravigliati dalle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca. Si meravigliavano, lo ammiravano. Però ci accorgiamo che subito dopo c'è chi cambia atteggiamento. Ma costui noi lo conosciamo, è il figlio del falegnato. E allora come mai a questa sapienza si dice di lui queste opere che ha compiuto? Gesù dice: nessun profeta è accetto nella sua parte. Una parola che ci deve fare riflettere. Molte volte noi pensiamo che quando Dio ci voglia parlare, ci deve mandare chissà quale realtà esteriore alla nostra vita. Se ci manda e ci mette accanto uno che conosciamo, facilmente siamo subito portati a guardare i suoi difetti e subito a dire: non me ne importa, non ci devo fare caso. E questo può essere persone che hanno proprio responsabilità su di noi, che sono chiamati a indicarci la via giusta, la via del Signore. Ecco, diciamo, il rammarico di Gesù: nessun profeta è ben accetto nella sua casa. Ma poi fanno anche di peggio, cercano di buttarlo da un burrone proprio per perderlo. Ma Gesù si sottrae loro, alle loro attività, alle loro vite. Vorrei dire questo pensiero: la parola di Dio è per noi una luce, è per noi una forza, è per noi una guida. Molte volte capita anche a noi quello che è capitato a questi di Nazareth. Inizialmente lo possiamo accogliere con entusiasmo,
ma poi cominciamo a far perdere e alla fine mettere da parte e anche addirittura a volerle eliminare. Ecco, cari ragazzi, cerchiamo di capire questo. Oggi è un momento di festa, è un momento di gioia, un momento importante. Ma questo non deve essere una realtà che poi si mette da parte, si dimentica, o peggio ancora, ci si mette contro. Quando il Signore ci parla perché quella parola penetri nella nostra mente, giunga al nostro cuore e poi rimuova la nostra vita. E allora è per noi anche un dovere di ricordare, di fare memoria, di custodire, perché a sto tempo sia veramente la nostra guida ciò che ci sceglie. E quindi quella scelta che oggi facciamo, quell'impegno che prendiamo, è una realtà che poi ci deve guidare, non che dobbiamo dimenticare. Sia lodato Gesù Cristo. Grazie.
e chiediamo il tuo appoggio per continuare nella strada giusta, per questo ti preghiamo. Assolutamente, Signore. Ricordiamo anche che nel futuro, specialmente Filippo, che nel battesimo hanno ricevuto il germe della vita eterna, perché il Signore li accolga nella comunione dei santi. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Dio Padre, donaci il tuo spirito perché possiamo proclamare con le madri e le parole l'amore che Cristo e il tuo figlio ha sempre avuto per te. Tempi di garrete nei secoli dei secoli. Amen. Alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie.
Dio. E cosa buona e giusta. E veramente cosa buona e giusta. Renderti grazie in una divina di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno per Cristo nostro Signore. Mirabile l'opera da lui compiuta nel mirabile Pasquale. Egli ci ha fatti passare dalla schiavitù del peccato e della morte alla gloria di proclamarci sì, e ci ha chiamati allo splendore della sua luce. Per questo mistero di San Pietro, in dai cori degli angeli, proclamiamo i soltanti la tua luce. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti. Io remissione dei peccati, fate questo in memoria. Thank you.
gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazia, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la divina immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. E egli faccia di noi un sacrificio per egli a te gradito, perché possiamo ottenere il regno messo insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Silvestro Papa e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa che mi grida sulla terra. Il tuo servo è il nostro Papa Giovanni Paolo II, il nostro Vescovo Francesco, il Collegio Episcopale, tutti i clero e il popolo che tu hai eletto. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli del mondo e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di trovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Signore, ci ha donato il tuo spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri beni, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni innamoramento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu il regno, tua potenza e la gloria di sempre. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi a regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Cristo è vincolo di unione e di pace. Anche lo scautismo è un segno di unione e di pace. Ecco, interpretato in chiave cristiana, scambiate un segno di pace. Yeah.
non obbedire mai. Prometti solo di fare del tuo meglio, quel che puoi, come puoi, del tuo meglio. Davanti a questa comunità vieni a fare la tua promessa. La promessa è una forza, una direzione che dai al tuo sforzo. E lo sforzo ti condurrà di sforzo in sforzo, attraverso la vita, sino alla meta che ti sei proposta. Grandi stanchezze, dispiaceri di fanciulli e tristezze di adulti, improvvise incertezze. Allora forse in un triste mattino, una triste giornata, ti dirai: perché tutto questo? E poi ti ricorderai che una sera, in mezzo degli scout che avevano quei stessi ideali, hai promesso di servire Dio. E non dirai più: perché tutto questo? Ma poiché non hai più una parola, poiché la tua anima è semplice e retta, poiché non puoi servire due padroni, né obbedire a due leggi che si contraddicono, la tua promessa e la tua prima tappa.
riceve il passo del dono, lei? Statevi. Capo squadriglia anche Valdi. Accompagna Pantalone e Santo. Capo squadriglia che parte, accompagna Sara Uscio. Capo squadriglia di Marmotte accompagna Francesca Sciarretta. Posso dirti? Per quanto tempo? Il mio cuore è passato. Sai cosa significa meditare di luce? Sì, essere veritiere d'onestà. Cosa prometti? Con l'aiuto di Dio prometto sul mio onore di fare del mio meglio per compiere il mio dovere verso il Dio e verso il mio paese, per aiutare gli altri non per questo momento egli ha fatto parte della grande famiglia degli scouti. E con la propria di dice è ferma della promessa della prima parte all'inizio del corso di favore. Capo squadriglia Artile accompagna Guglielmo Pantano. Cosa chiedi? Diventare uno spazio. Quanto tempo? Diventare uno spazio. Sai cosa significa meditare di luce? Sì, è una verità. Cosa prevedi?
sua figlia Falchi, accompagna Luca, Galeotta. Cosa chiedi? Per quanto tempo? Sai cosa significa meditare? Cosa prometti? Compiere il mio dovere verso chi è questo mio paese, per aiutare gli altri amici costanti per osservare la legge scout. In questo momento è già appartato alla grande famiglia di scout. Ecco, lo stemma avrà promesso per la prima tappa del tuo sogno. Auguri. Che cosa chiedi? Diventare nobile. Per quanto tempo? Se due ore di scuola. Sai cosa significa meritare fiducia? Grazie, mettere le mani. Che cosa prometti? Con l'aiuto di Dio prometto sul mio onore di fare senza maglia, per compiere il mio dovere lo spedire verso il mio paese, per aiutare gli altri nobili circostanti e conservare la legge. Auguri, adesso fai parte della grande famiglia degli scout, ricevi la tua promessa e la prima tappa. Adesso. Ciao, sfondiglia Marcotte, accompagna mamma sia coppa. Per aiutare gli altri nonni circostanti per osservare il G-Scout.
accompagna Anna Maria Giardinetti. Cosa chiedi? Per quanto dai il cuore che lo è, sai che significa nel tuo rifiuto? Cosa prometti? La squadriglia Marcotte accompagna Samantha Lanzini. Cosa dici? Per quanto tempo? Sai cosa significa per evitare la fiducia? Sì, è scrivere per il piede da lui. Cosa hai promesso? Con l'aiuto di Dio, prometto di fare del nome per coppia di dolore. Capo Squadriglia Aquila accompagna Francesco Ivanovici. Cosa chiede? Per quanto tempo? Sai cosa significa per i cani di voce? Cosa permette? Famiglia che parte, accompagna l'auto del cuore. Cosa chiede? Per quanto tempo? Significa mettere? Cosa promette? Scout, ci
Capo squadriglia che parti, accompagna l'alba alle cosa chiedi? Per quanto tempo? Se ti vuole meritare. Sai cosa significa meritare fiducia? Sì, essere leggero onesta. Cosa prometti? Con l'aiuto di Dio prometto sul mio onore di fare del mio meglio e compiere il mio dovere verso Dio e verso il mio paese, per aiutare gli altri in circostanza per osservare la legge scout. Adesso per la parte del famiglia di scout, fa la tua promessa e la tua prima tappa. Quasi finito, ancora 20 persone, poi... Siamo scarini a Valvolante, accompagna a Sfondo Filotto. Non sentivo. Sai cosa significa per l'Italia di Sfondo? Cosa prometti? Thank you.
Dopo la cerimonia, dopo il canto della promessa, invitiamo tutti quanti a andare nella sala di Santo per la Santa Maria di Gesù, che le cose hanno preparato le cose. Dunque noi per questa gara solo San Silvestro abbiamo deciso di dare il segno onorario così, il pastorettone del gruppo scalzo nostro, Don Battista, per la sua disponibilità, per l'impegno che ha messo per creare questi scalzi. Grazie a voi. Facciamo un applauso stato.
Secondo me lei lo